Buongiorno a tutti e benvenuti nella nuova puntata della nostra rubrica Genitori verso la nuova direzione. Oggi abbiamo con noi Simona Capria, consulente pedagogica e conosciuta anche come Tata Simona. Ciao, ciao Simone. Grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Iniziamo Grazie a voi. subito con l'intervista. Attraverso questa intervista impareremo a conoscerti meglio, sia come nel tuo ruolo di consulente pedagogica, di direttrice di asilo nido e di mamma. Sei mamma di due bambini. Mamma. Sono mamma di Gaia che ha 10 anni e Mattia che ha 4 anni. Gaia Mattia. Io volevo solo ricordare che abbiamo conosciuto Simona durante il nostro corso Family Revolution e da lì è nata, no, lo spunto anche di continuare ad approfondire la nostra conoscenza attraverso questa intervista, in quanto appunto Simona è consulente pedagogica, per cui è ferrata dell'argomento sviluppo e educazione del bambino. Sì. Simona, ci descrivi qual è il tuo lavoro, o meglio, qual è l'obiettivo del tuo lavoro? Allora, io ero bambina e già le mie idee erano chiare, cioè volevo lavorare con i bambini. Quindi diciamo che è un lavoro che mi ha scelto più che io ho scelto lui, perché i bambini mi hanno sempre affascinato, il loro mondo, il loro modo di vedere le cose. Riuscire a guardare il mondo proprio con i loro occhi e accompagnarli in questo percorso era una cosa che mi affascinava moltissimo. Nel tempo poi, lavorando con loro e soprattutto diventando io mamma, mi sono resa conto di quanto, a prescindere dall'importanza del condividere con loro dei momenti e una quotidianità, come accade al nido, quanto poi è bello invece anche condividere questo pezzo con i genitori, con le famiglie. E quindi mi sono aperta alla consulenza e ho, diciamo, allargato un pochino la mia parte, che era prima più incentrata sul bambino. In realtà, secondo me, ci vuole un'accoglienza alla famiglia. Quindi è un servizio per me alla famiglia, più che al bambino stesso. E questa cosa sicuramente si è realizzata prevalentemente diventando mamma. Perché lì le cose sono cambiate notevolmente nella mia visione proprio di lavorativa, perché tante cose che prima ritenevo un po' scontate, facili o comunque naturali, in realtà mi sono resa conto che sì, è vero, sono molto naturali, ma non sono facili. E quindi la relazione in famiglia. Quando arriva un bambino, tutto cambia, tutto si riassesta, tutto bisogna che riprenda una forma nuova e diversa. E questa cosa mi ha ulteriormente spinto a sostenere le famiglie, a supportarle, ad aprire l'asilo, non solo al bambino e al genitore durante l'inserimento, ma alla famiglia in tutto il suo percorso, ai fratelli, ai genitori, cioè un ambiente che possa essere un po' la seconda casa di quella famiglia, ecco. Questo è un po' l'obiettivo che piano piano stiamo portando. E senti, ma hai diversi collaboratori in questo asilo che ti aiutano? Avete un programma, no, che seguite, come un progetto Allora, educativo che seguite in particolare? sì, allora, anche questo è cambiato molto. L'asilo è aperto da 10 anni. E nell'arco dei 10 anni, di questi 10 anni, sono cambiate le necessità, le realtà, la realtà sociale, le necessità delle famiglie, ma anche la consapevolezza dei genitori si fa sempre più grande, diciamo. Quindi sono genitori più consapevoli, più preparati, se vogliamo, si mettono più in discussione, fanno più domande rispetto a qual è la giusta strada da intraprendere con i loro bambini. Quindi questo mi ha portato anche a cambiare inevitabilmente. Diciamo che delegano meno da un punto di vista educativo e vogliono essere coinvolti, che è una cosa meravigliosa. Quindi per me è stato veramente accogliere a pieno, anzi, spronare sempre di più a questo. Cioè, non sono io la persona competente che si occupa del tuo bambino, stiamo insieme intraprendendo un percorso e lo costruiamo insieme. Quindi non c'è una regola universale,
Noi abbiamo cambiato, nel senso che facciamo molto più tempo all'aperto, all'aria aperta, ed è un'altra cosa che ho fatto fatica a far comprendere ad alcuni genitori che avevano molte paure nei bambini piccoli che si possono ammalare, viviamo a Milano, le temperature sono rigide durante l'inverno e quindi no, c'è il raffreddore, ma come uscite, eccetera. E in realtà anche loro comprendono quanto questa cosa sia, invece, contrariamente all'idea comune, un'opportunità per i bambini, e quanto anche per loro diventa un momento di vita diverso, cioè non stiamo più chiusi in casa da ottobre a febbraio perché fa freddo, ma si esce con la pioggia, si esce con la neve, si esce con il freddo, non ci sono temperature sbagliate ma vestiti sbagliati, questo è il nostro cartellone all'asilo come concetto, quindi basta organizzarsi. In realtà io ho un passeggino 6 posti che è un pulmino. Wow. È arrivato dal nord Europa e i bimbi sono, diciamo, per i bimbi piccolini che non camminano, è un modo per uscire e hanno tra l'altro una cappottina, perché poi diventa proprio un pulmino con le finestrelle e quant'altro, e quindi anche sotto la pioggia il divertimento è sentire l'acqua che cade sulla cappottina e poter guardarsi attorno e vedere cosa succede, com'è il nostro paese sotto la pioggia, ad esempio. Quindi è proprio una questione di convinzioni, magari dei genitori che sono radicate, che facilmente possono essere risolte mostrandogli, dimostrando quanto in realtà sia fattibile una certa cosa, che giustamente si sono radicate per abitudini familiari, sociali, ma che è bene far vedere come invece ci sono altre possibilità rispetto a quello che si è sempre fatto, no? Sì, anche perché si rischia di innescare poi nel bambino una routine, una quotidianità che io la rigidità dei primi 3 anni di vita è un po' questa nelle famiglie. Quindi l'asilo nido è fatto di routine, perché le routine danno sicurezza. E su questo sono ancora convinta di questa cosa. Ma non può essere tutto stabilito minuto per minuto senza l'imprevisto, perché il bambino poi non è in grado di gestirlo. Certo. E allora ci sono genitori che fanno fatica ad uscire perché dicono però alle 2 fa il pisolino, a mezzogiorno c'è il pranzo. E quindi anche questa cosa limitava le famiglie. Quindi c'era un problema di temperatura. Fa troppo caldo d'estate e troppo freddo d'inverno. Un problema di orario. A quell'ora è abituato a dormire nel suo lettino, con la sua routine, con la sua musica, in quel modo, senza mai cambiare questo tipo di approccio. E tutta la famiglia si limitava nella vita quotidiana rispetto a questo approccio. Cioè era tutto... Io lo chiamo un po' un rapporto medicalizzato, no? Passatemi il termine, nel senso che era studiato, costruito e molto pesante. Quindi abbiamo fatto degli incontri con i genitori, parlando invece della bellezza del momento, di vivere quel momento, dell'addormentarsi con un telo sul prato e fare il pisolino, mamma e papà e bambino la domenica pomeriggio, piuttosto che farlo come sempre a casa, perché aiuta il bambino a realizzare, a rilassarsi, a creare comunque un momento nella sicurezza tra le braccia di mamma e papà, ovunque io sia, cioè siete voi la sua casa fondamentalmente. Quindi se voi siete sereni, fondamentalmente anche lui lo è, perché al nido noi non abbiamo la bacchetta magica. Al nido i bambini funzionano, sono sereni, riescono a dormire nonostante il caos degli altri, riescono a mangiare nonostante il gusto del pasto sia diverso, perché c'è una serenità che bisogna costruire prima, no? Quindi partire da questo presupposto, cioè qual è la cosa giusta? Non c'è una cosa giusta, non c'è una regola giusta. Tanti genitori mi chiedono, ma io come posso fare per aiutare mio figlio, per esempio, durante lo svezzamento, no? Domanda qual è l'atteggiamento giusto? Non c'è. Allora ci conosciamo, in genere funziona così, ci conosciamo, conosciamo le vostre abitudini, io conosco le vostre abitudini e insieme costruiamo un progetto,
costruite un progetto che è vostro, è fatto di mamma Lucia, papà Antonio e bimbo Luca, non può esserci una regola uguale per tutti. Questo in tutto, cioè bisogna un attimino cercare di liberarsi, no? Da delle convinzioni così rigide, perché i bambini poi le ricercano o le contestano, dipende da qual è la risposta, no? Però ecco, questo è stato un po' il lavoro negli anni precedenti. Oggi ne stiamo raccogliendo un pochino il risultato di questa Quindi, cosa. Se da una parte le routine danno sicurezza, dall'altra parte stare troppo fossilizzati in queste routine può portare al bambino al contrario a non poter gestire delle situazioni diverse, sì. No? Io spesso ho genitori che si limitano, cioè nella normalità, nella quotidianità, nella scelta della vacanza, piuttosto che nella possibilità di andare tutti ad un matrimonio, perché come si fa con un bambino così piccolo? Poi il momento del... perché un matrimonio di solito dura una giornata intera, no? Allora è impossibile gestire questa cosa. E allora io dico sempre, prima fatevi la domanda di cosa volete da quella giornata. E allora dico, se è un momento per mamma e papà per stare del tempo insieme da persone adulte e godersi quella realtà in un contesto unico di coppia, allora fate una scelta, altrimenti il limite non è che il bambino non può vivere quella giornata. Se è invece una giornata di famiglia, come nella maggior parte dei casi di queste realtà succede, potete gestirlo. Io dico sempre, ci deve essere una borsa molto ampia con tutto quello che serve per farti sentire sicura di avere tutto, e i bambini si adattano molto bene. Questa capacità di adattamento torna poi nelle situazioni successive e i bambini veramente riescono a gestire anche il cambiamento con entusiasmo, perché comunque... Se facciamo l'esempio della giornata di un matrimonio, è una situazione positiva, bella, allegra, gioiosa, non deve essere motivo di stress, no? Se partiamo con mille dubbi e domande rispetto al fatto che oddio sarà un disastro, questa pesantezza i bambini l'avvertono. Certo, già ci creiamo le condizioni per cui sarà per forza un disastro. Sarà faticoso e quindi è il presupposto sbagliato, non sono i bambini che lo rendono difficile. Sono le nostre convinzioni. Certo. Simona, come il tuo lavoro si concilia con il tuo essere genitore e quali contributi positivi apporta alla tua famiglia? Allora, il mio lavoro fa parte di me e della mia famiglia. Io ho l'asilo è nello stesso paese dove abito, che è un paese molto piccolo di 5.000 abitanti. Quindi è una realtà l'unica nella fascia 0-3 anni. È nato quando è nata Gaia, perché Gaia è nata un mese e mezzo prima dell'apertura dell'asilo. E quindi diciamo che tutto è andato, cioè tutto il nostro percorso familiare, genitoriale e lavorativo è andato un pochino di pari passo, diciamo. Quindi siamo cresciuti veramente insieme, cioè io sono cresciuta come mamma, come professionista e come una realtà nuova. Quindi l'asilo è cresciuto insieme a tutto questo percorso. Di conseguenza le relazioni all'interno che si creavano e si costruivano erano i futuri compagni di classe della mia bambina, erano i genitori che poi sono diventati amici, che incontri al parco. Quindi è proprio, a me piace molto questa realtà piccola, proprio perché ritengo che soprattutto l'asilo nido debba essere veramente familiare, quindi debba essere rassicurante il fatto di conoscersi con le famiglie, di avere quella confidenza che permette di vivere una quotidianità simile, perché il paese è lo stesso, quindi poi la scelta della scuola materna, piuttosto che il contesto che viviamo è simile. Aiuta moltissimo, aiuta me a sentirmi supportata a livello sociale, quindi come famiglia, come relazioni, e aiuta loro perché viviamo più o meno le stesse cose e quindi riusciamo a confrontarci su una quotidianità simile.
questo è un po' il punto di forza. Interessante, diciamo. Anche sapere viceversa come, perché quello che mi è interessato molto quando ci siamo confrontati, no, prima di questa intervista, è di come il diventare madre ha in realtà cambiato il tuo punto di vista come professionista. Sì. Quindi parlaci un po' di questo cambiamento, che è molto interessante. Sì, diciamo che io avevo delle convinzioni e mi sentivo, ripeto, per me stare coi bambini, a me stare coi bambini risulta facile. Mm-hmm. Quindi per me il mio lavoro non è, non riesco ad accomunarlo alla parola fatica, ecco, mi viene naturale, mi sembra facile, mi sembra tutto molto semplice da gestire, perché sono i bambini che mi guidano e quindi non vengo sopraffatta dal capriccio o dalla fatica o dal sonno o da nessun momento della loro quotidianità. In realtà la vivo come una parte della giornata. Diventata mamma, tutto questo è cambiato a casa mia. E quindi io ricordo mio marito che con Gaia molto piccola mi guarda e mi dice: ma come, tu fai addormentare 8 bambini in un quarto d'ora e adesso sei qua disperata nel cercare di far addormentare tua figlia? Questa cosa per me all'inizio è stato molto faticoso. Mi sono sentita proprio così. Cioè, è possibile che gli altri bambini con me riescono, ad esempio, ad addormentarsi in così poco tempo e io con mia figlia non riesco a fare questa cosa? E quindi mi sentivo, cioè, stavo sbagliando qualcosa. E perché mia figlia non percepisce la mia serenità? Perché mia figlia non percepisce... perché il massaggio infantile, che è una cosa che io adoro fare, perché faccio così fatica a farlo a lei? Cioè, lei quasi si dispiace, vuole farsi toccare. Lei ha bisogno di un tocco forte. Mm-hmm. E mentre io cercavo con il neonato di essere molto zen. E insomma, non capivo cosa c'era che non funzionava. E allora mi sono seduta. Un pomeriggio ho preso Gaia, che aveva poco più di 6 mesi. Siamo andati insieme in un prato sperduto, beh, io vivo nelle campagne, quindi proprio abbiamo preso uno spazio aperto. E mi ricordo che ho passato lì un paio d'ore con lei senza fare niente, perché mi sono resa conto che il mio problema era che mi facevo troppe domande. Perché? Perché mia figlia non mi sente? Perché ha bisogno di questo tocco così forte? Perché? Allora io mi sono proprio voluta... prendere del tempo da sole, io e lei, e ci siamo guardate per un paio d'ore, come a dire: io sono la tua mamma e tu sei la mia bambina. Quindi tutto quello che io faccio nella quotidianità con gli altri bambini non c'entra nulla con questo momento che è nostro. E quindi l'ho guardata alla fine di tutto, senza in realtà dircelo, ma nella mia mente mi sono detta: tutte le paure le vivrò. E quindi fatene una ragione un pochino anche tu, non sono così competente, e quindi accetto di avere dei momenti di fragilità, di difficoltà. Io mi sentivo molto in colpa ad ammettere che ero stanca, perché dicevo: non possono 8 bambini, 10, 20 bambini insieme non stancarmi e mia figlia sì? Cioè, com'è possibile accettare questa cosa? Mi dicevo, perché tua figlia, se non ti stancano i figli degli altri, si può stancare tua figlia, sì. Certo. E l'ho accettato. Ci ho messo, ripeto, qualche mese, quindi è stato faticoso. Nel momento in cui ho abbandonato le armi e quindi mi sono detta: ok, non costruisco niente, non c'è progetto che tenga, non c'è libro che possa aiutarmi, in questo momento ho solo bisogno di viverti e di essere me stessa. Quindi non tata Simona, ma Simona mamma. Oh, certo. E ho assolutamente staccato le cose totalmente. Cioè le ho proprio... Ripeto, prima vi dicevo quanto il mio lavoro faccia parte della mia famiglia, ma quanto io sia anche consapevole che sono due cose assolutamente distinte. Certo. Cioè, tante volte mio marito mi prende molto in giro in questo, e allora mi dice: sai che una molto brava mi ha detto che... Ho detto io magari a qualche genitore durante un incontro,
ce e lo diciamo è... anche noi qualche esatto. volta, sì. Ma funziona tantissimo. Per me il supporto di mio marito è fondamentale in questo. Sì, sì. Perché lui all'inizio pensava di appoggiarsi a me, perché io ero quella competente con i bambini. In realtà, dopo questa prima fase, abbiamo capito che con Gaia e poi con Gaia e Mattia saremo due genitori che ogni momento rivivono per la prima volta quel momento. E quindi adesso abbiamo la fase dei 10 anni, del cambiamento, ed è una cosa nuova. E quindi la stiamo vivendo insieme, nuova, da zero. Ci stiamo approcciando a una realtà nuova. Sì, la comunicazione genitore-figlio, essendo una comunicazione sottile, no? che non si riesce a vedere, cuore a cuore, DNA, cambia completamente le regole del gioco ed è un bene. Tu immagina, no, aver continuato a fare l'educatrice senza l'esperienza di madre. Rimane su un piano completamente diverso. Sicuramente non avrei compreso tante dinamiche e tante sensazioni, ma tu immagina anche come poteva essere la relazione con mia figlia qualora io non gli avessi detto stai tranquilla che sono solo la tua mamma. Mm-hmm. Cioè, secondo me c'era un bisogno da parte di entrambi di dirsela questa cosa, tanto scontata ma quanto reale. Cioè, io avevo bisogno di guardarla solo come mia figlia e non come una bambina, sì, ma mia figlia, e lei aveva bisogno di sentirmi come mamma, punto. E in questa cosa io vado dalla pediatra e faccio domande banalissime, ma per assurdo quello che vi ho detto quando ci siamo trovati al vostro incontro, io sono venuta come mamma. Certo. Cioè, tutti gli incontri che io faccio, tutti i corsi di formazione, tutte le, diciamo, gli stimoli professionali, ma ci sono dei momenti dove ho bisogno di abbandonare tutto e prendere solo il mio ruolo di genitore e confrontarmi da genitore. E questa cosa è fondamentale per me. Infatti con Mattia, che è arrivato dopo, questo passaggio era già stato fatto. E io mi sono resa conto subito, già dalla gravidanza, già dal primissimo momento, quanto fosse bello poter dire mi aiutate? Cioè, quindi, perché era una cosa che con Gaia non accettavo, chiedere aiuto. Certo. Volevo essere... mi sembrava che l'unica cosa importante fosse per lei sentire la mia sicurezza. E questa cosa ho capito che in realtà invece mi dava ulteriore stress, no? Sì. Forse bisogna trasformare la parola sicurezza in fiducia. Sì. Perché è quello che poi i bambini hanno bisogno di sentire, la fiducia da parte del genitore, hanno bisogno che il genitore abbia fiducia in se capacità. Stesso. Più che sicurezza, che è più legata proprio alla rigidità del sapere mentale di qualcosa, fiducia, un po' più di cuore. E no? Di cuore, no? Quindi è un'ottava superiore. Sì, ma io dico sempre che i bambini hanno anche bisogno di conoscere il limite, i limiti. Certo. E quindi questo è fondamentale. Io non sono perfetta e questa cosa, riuscire ad ammetterla, permette ai bambini di dimostrare le loro imperfezioni, i loro limiti e le loro paure per insieme affrontarle. Perché se noi ci poniamo nella condizione per cui vedermi in difficoltà potrebbe essere per il bambino destabilizzante, questo è un concetto assolutamente sbagliato, perché i bambini hanno bisogno invece, quanto è bello sapere che tutti ce li abbiamo quei momenti di fragilità. Certo. Tutti abbiamo. Cioè, li educhiamo a che anche loro accettino i loro limiti e le loro fragilità, che fanno parte del loro essere così umani, no? Così di cuore, così... diciamo, cavalcare la vita, nel senso che noi, vabbè, qua abbiamo esperienza di poter vedere i ragazzi che vanno sul surf a Tenerife. Il cavalcare l'onda da parte di un surfista è quello che il bambino dovrebbe imparare
no? Come attitudine nel cavalcare la vita, perché l'onda è imprevedibile. Certo. La vita è imprevedibile, quindi quello che il genitore, secondo me, dovrebbe trasferire al figlio è principalmente, sono principalmente delle attitudini, delle capacità trasversali che gli permettono di affrontare le difficoltà e anche apprezzare le gioie della vita quotidiana, e quindi non tanto regole, dire ok, per questo fai questo, per questo prendi questa formula e cercaci le variabili in modo che venga fuori un risultato che è il migliore per te in questo momento. Certo, in questo momento, perché poi quando tu dicevi pensa quanto ha cambiato il tuo diventare mamma anche nel lavoro, no? È capire che tu sei genitore di una pancia e poi sei genitore di un neonato e poi sei genitore di un bambino che si sta approcciando alla vita col movimento attraverso il gattonamento e quindi si allontana da te e comincia a essere autonomo. E veramente, soprattutto nei primissimi anni, ma in realtà anche dopo, la tua relazione cambia costantemente con tuo figlio. Quindi quando tanti dicono, per dire, sei al secondo figlio o comunque sei ormai un genitore, no, rodato perché il tuo bambino è più grande, assolutamente non è così, perché quel bambino si sta affacciando magari all'adolescenza o comunque ai primi anni di scuola. Cioè ogni realtà porta un ricostruire e io non sono quella di un anno fa, sei mesi fa o anche solo due giorni fa. Quindi questa cosa secondo me è meravigliosa. Cioè, io soprattutto i bambini sono tutti diversi, cioè nel senso che con l'esperienza di 4 effettivamente non abbiamo potuto usare le stesse regole con uno o con l'altro. No. È un adattare reciproco. Sì, e questa cosa prima mi, tra virgolette, ripeto, mi preoccupava magari, adesso la colgo come la cosa più bella in assoluto. Mm-hmm. Cioè, sarebbe riduttivo pensare, vabbè, adesso ormai sono un genitore di una bambina di 10 anni e di uno di 4, quindi sono a posto. In realtà invece la meraviglia di imparare, di crescere insieme costantemente, sempre, è la parte bella che ci fa vivere poi il momento, senza guardare quello che è stato prima o quello che sarà dopo, ma prevalentemente godendo del momento che stiamo vivendo, perché le loro esigenze, le loro risposte cambiano di volta in volta. Simona, a questo punto, cosa suggeriresti a un genitore che vuole fare un cambiamento nella propria vita? Allora, prevalentemente io suggerisco sempre di fermarsi, di sedersi. Io dico sempre, mettete a letto i bambini, versatevi un bicchiere di vino, mettetevi di fronte e confrontatevi. Cioè, parlo di genitori, se il cambiamento è familiare. Familiare, sì, sì. Allora lì io dico proprio, datevi del tempo per capire, per comprendere uno con l'altro quali sono i risvolti che volete della vostra vita. Fate il punto, costruite un passo alla volta. Ma questo già, ripeto, già quando si decide, no? di diventare genitori. Perché i cambiamenti sono costanti, quindi che siano più o meno radicali, fondamentalmente è il confronto e l'ascoltarsi, cioè il dirsi quello che si prova, perché alcune volte io quando faccio anche i corsi ai genitori nel corso preparto, della parte più pedagogica che purtroppo manca spesso, no? Nei corsi mm-hmm. preparto, allora faccio sempre un incontro solo con i papà e la meraviglia che viene fuori è la fragilità di un papà che dice vabbè io non posso dire che ho paura perché già lei ha la gravidanza, gli ormoni e cioè, pensa se dovessi aggiungere fatica e lei ha bisogno di sentirmi come un punto saldo e fermo. In realtà secondo me si ha bisogno invece proprio di conoscere tutte le fragilità perché ci si rivede in quelle fragilità e insieme si possono superare. Quindi quando c'è un cambiamento ci sono delle paure
e le resistenze vanno condivise per trovarne una soluzione. Quindi se siamo una famiglia, fondamentalmente, questo bicchiere di vino poi diventa un succo di frutta con i bambini, perché anche con loro va condiviso questo cambiamento, no? Certo. Quindi il fatto di confrontarsi e di dirsi quali sono le paure permette di superarle e di scardinarle, perché poi una volta dette fondamentalmente ci si trova la soluzione in un attimo. Mm-hmm. Il problema sta prima, nel momento in cui non ci si prende in considerazione, non ci si ascolta. E lì quelle resistenze, quelle paure diventano enormi, no? Perché non si possono dire, e se non si possono dire non si possono affrontare, non si possono scardinare. Quindi io consiglio sempre questo ai genitori che spesso e volentieri durante le consulenze mi dicono: voglio cambiare casa, però ho paura che il cambio scuola, il cambio asilo, piuttosto che i nonni non sono vicini, piuttosto che vorrei cambiare scuola a mio figlio perché quella scuola non mi piace, che è una cosa che ultimamente mi capita spesso, ad esempio. E però gli amici, e però le relazioni, e però... E allora io dico sempre che bisogna riuscire a guardare un po' oltre. Cioè... Magari come suggerimento, quello che noi diciamo in Genitori di un Nuovo Mondo, usare anche una, oltre al bicchiere di vino, no? Che è un buon suggerimento, una mappa mentale, no? che permette di vedere dall'alto, a 360 gradi, in maniera olistica, diciamo, la soluzione da trovare, prendendo in considerazione tutti i componenti della famiglia, le esigenze dei componenti della famiglia, a partire dai genitori comunque, perché comunque sono loro a dover essere sereni a fare un cambiamento, perché poi devono essere leader del gruppo che dovranno farsi seguire dai bambini. Quindi forse si pensa sempre, no, a dar priorità al bambino. In realtà sì, come concetto, come luce, però poi è il genitore che deve fare il cambiamento, quindi deve essere prima di tutto lui sereno, capire i suoi bisogni, vedere se sono bisogni da adulto o sono bisogni da bambino, no? Quindi... Infatti il bambino va ascoltato, questo è fondamentale. Non vuol dire che è il bambino a guidare la scelta, però bisogna... I bambini parlano tantissimo, ci dicono tante cose, e noi adulti parliamo un linguaggio che non è il loro, e alcune volte non riusciamo a comprendere i loro segnali. Quindi sempre nella visione eventuale di un cambiamento, ad esempio, i bambini vanno ascoltati per conoscerli meglio, per comprendere meglio quello che ci stanno comunicando. E poi, come dici tu, i genitori devono... da adulti avere la responsabilità di una scelta. Questa è sicurezza. Allora qui torniamo alla parola sicurezza, che secondo me assolutamente, quando tu puoi dire a tuo figlio: stai tranquillo perché ci sono io, ci penso io a te, questa scelta è quella giusta, io lo so, allora vanno come un treno. Quando al nido arrivano il primo giorno e io faccio sedere i genitori con noi, dico: togliti le scarpe, vieni, siediti sul tappetone con lui, stai con lui. E dico sempre, mi guardano e mi dicono: ma se piange cosa faccio? Mm-hmm. E dico: se piange tu devi capire che è il suo modo di comunicarti, la sua tristezza nel vederti andare via, la sua paura che tu possa non tornare, eccetera, eccetera, e rispondere a questa domanda e dirgli: io questo posto l'ho scelto. Ci sono andato, ci ho parlato, ho visto, lo sto vivendo con te e sento che questo posto è quello giusto per te. Quindi mi fido. Sì, è nostra la responsabilità di far capire al bambino, sì, che siamo certi della scelta che abbiamo fatto. E non è la responsabilità del bambino comprendere il genitore, no? E quindi è il genitore, no, che deve comprendere il figlio. Sì. E anche dire: so che tu ce la puoi fare, perché i bambini hanno delle risorse meravigliose e enormi rispetto al loro essere così piccoli, no? E quindi anche sapere: amore, lo so, ti capisco, hai ragione a sentirti triste, comprendo il tuo sentimento, ma io so che ce la puoi fare. Questo messaggio, se nell'adulto è reale, cioè se l'adulto veramente crede a questa cosa,
passa al bambino, che si sente fortissimo in quello che sta vivendo. E non è il pianto a far paura, no? Cioè, il pianto nel bambino è dovuto, è quotidiano, è in ogni momento. Quindi è la consapevolezza di tutte le risorse che ha quel bambino, che sono le tue, che tu gli hai passato, che tu gli hai trasmesso, la tua forza, la tua sicurezza in quella scelta. Quindi la domanda prima è, non è se lui piange, è se tu sei convinto di quello che stiamo facendo, perché sennò ci diamo altro tempo, non è un problema. Possiamo darci del tempo per conoscerci meglio e per approfondire in te questa sicurezza, per esempio nella scelta dell'asilo, ad esempio. Sì, poi dipende anche molto come hanno vissuto loro da bambini quel distacco. Quindi anche questa consapevolezza del fatto che il fastidio, chiamiamola la difficoltà, no? Il dolore che può provare un genitore nel lasciare piangente un bambino all'asilo è anche dovuto alla propria, al proprio vissuto, no? Ciò che lui ha vissuto, che naturalmente non si ricorda a livello mnemonico, ma è qualcosa che è rimasto a livello subconscio, che comunque anche solo rendersi conto di questa parte qua è importante per riuscire a superarla, diciamo, più facilmente. Guarda, io ho aperto l'asilo e pochi mesi dopo c'è stato uno dei primi casi, quelli più eclatanti, in un asilo dove hanno picchiato i bambini, telecamere, e quindi... E lì, per assurdo, è lì che è nata poi Tata Simona, perché a livello mediatico si parlava di terrorismo nei nidi, no? E quindi il mio nido si chiama Il Sogno, perché per me è la realizzazione di un sogno. E allora io per prima cosa nel mio nido non ci sono tende, siamo a piano terra, vetrine, aperto, perché la possibilità di passare e di vedere cosa sta succedendo all'interno, ma anche la possibilità per i bambini di vedere fuori, no? Cosa succede, eccetera. Quindi è vero che da una parte può essere un po' un disturbo, se vogliamo, per i bambini che si mettono lì davanti e guardano se torna la mamma all'inizio, no? Diventa un pochino complicato da gestire questa cosa. Però piano piano, a parte il primissimo momento, poi in realtà è trasparenza, a mio avviso. E mi rendevo conto dei genitori che in quel periodo approcciavano a un nido appena aperto, in una realtà molto piccola dove il nido non esisteva, con tutto il bombardamento mediatico esterno, no? Che dice, ah, meglio i nonni perché è nel nido. Allora lì devi cambiare assolutamente approccio e spiegare che l'asilo nido è un'opportunità di socializzazione, è un supporto alle famiglie, perché hai altre persone che conoscono tuo figlio, che si occupano di lui quotidianamente e con la quale puoi confrontarti rispetto al tuo bambino. Quindi entra in asilo, cioè non rimanere fuori, non portarmi il tuo bambino, me lo consegni sulla porta, entra, conoscici. E io dico sempre, osserva gli altri bambini come si relazionano con noi quando tu sei qui. Perché la prima domanda, la prima perplessità è, vabbè, io sono dentro, se ci sono io ti comporti bene, grazie. Però tu guarda i bambini che sono qui con me, come si relazionano con noi quando ci chiedono aiuto, quando vogliono una coccola, quando ti prendono per mano e ti portano verso un qualcosa di cui hanno bisogno, no? Qual è la risposta? Qual è la relazione che io ho costruito? Certo. E qui acquisti sicurezza. Quindi dei genitori che, come dici tu, hanno delle esperienze o passate o trasmesse, e quindi delle resistenze e delle paure rispetto a lasciare i propri figli. Il nido è una realtà dove i bambini non possono raccontarti la loro giornata a fine giornata, e quindi sei tu genitore che devi entrare. Ma in realtà anche nelle scuole materne e elementari funziona lo stesso metodo. Devi osservare, certo, chi si occupa di tuo figlio. Devi osservare i compagni di tuo figlio, devi osservare l'ambiente e capire quanto è pensato per il tuo bambino. E lì è la scelta. E tu sei responsabile di quella scelta. Perché in una scuola che secondo te non funziona, perché ti dà dei sentori, tu li devi ascoltare. Hai la responsabilità nei confronti del tuo bambino di ascoltare quelle cose che secondo te non funzionano e di approfondire. Perché allora ti puoi permettere di dire al tuo bambino, io sono consapevole che questo è il posto giusto, vai, stai sereno,
ma solo dopo che l'hai... Che sei davvero sereno, che sei, lo senti davvero, davvero dentro, se no non lo puoi trasmettere, dai un segnale discordante che non arriva. Sì, anzi, sì, perché... Di confusione. Sì, perché tante volte non si sceglie il posto dove i nostri figli passano molto tempo della loro vita, ma è la scuola che c'è sotto casa e il, no? Sì, sì, sì. Per comodità, la realtà che ti viene proposta. Sì. E invece no, e invece non funziona così. Noi siamo responsabili per i nostri bambini e possiamo scegliere. Quindi questa responsabilità va presa. Bene, Simona. Grazie perché hai portato un contributo importante per i genitori di quella fascia di età, perché la scorsa volta abbiamo parlato di adolescenza insieme a Nan Cosman e con te oggi siamo ritornati, no, alla, da zero a tre. Il prossimo appuntamento sarà con Elena Corti che ha un progetto montessoriano, porta avanti il progetto montessoriano sia per asilo che scuola materna, quindi anche, addirittura forse anche elementari, quindi vogliamo un po' prendere in considerazione tutte le fasce di età dei bambini e ragazzi, insomma, da zero, anzi da prima del concepimento ai 21 anni, insomma, che è poi quando il ragazzo esce fuori dalla famiglia e diventa effettivamente adulto. Certo, ma infatti se mi posso permettere di concludere un pezzettino. Certo. Io, quando tu adesso mi parlavi appunto di realtà montessoriana e quant'altro, nella scelta che un genitore fa per la struttura e per suo figlio, deve rendersi conto che anche l'asilo nido, ad esempio, non è solo accudimento, ma che ci sono ad oggi fortunatamente moltissime realtà che si possono approcciare e anche quelle sono delle scelte, e quindi conoscere il progetto educativo che quella struttura propone fino in fondo proprio, cioè entrare, domandare, chiedere, capire in che modo vengono proposte le attività, come viene gestita l'autonomia del bambino, in che modo gli si dà la possibilità di esprimersi a pieno e di apprendere attraverso l'esperienza e non attraverso, cioè il bambino non è un contenitore da riempire, no? Ma deve fare la sua esperienza. Quindi nella consapevolezza sempre più ampia dei genitori, soprattutto quelli che vi ascoltano, perché se già approcciano a un ascolto di questo tipo è perché sono consapevoli, certo, di chiedere, c'è questo, cioè le strutture che si occupano dei bambini hanno delle potenzialità meravigliose ed è importante che le sfruttino, e sta all'adulto scegliere quello che sembra più idoneo per il suo bambino e per la realtà di quella famiglia. Certo. Grazie ancora, Simona. Grazie. Grazie, Dora. Ciao a tutti, alla prossima. A presto, ciao.